Un giorno ragazzi, questo è un video per farvi vedere i miei ultimi acquisti alla Kiko che ho fatto online. Oggi mi è arrivato il pacchetto, io ho ordinato domenica sera e mi è arrivato oggi il pacchetto, che bello, sono stati velocissimi, ci hanno messo 4 giorni, sono contenta, contenta, contenta. Come sapete sul sito della Kiko, ma anche penso nei negozi, ci sono gli sconti dal 30 al 60%, quindi non si può non approfittare perché alcuni sono davvero interessanti. Allora, scusate per i capelli alla Pippi Calzelungo, al mondo di Patty, insomma, per le treccine, però ho treccine o morte con questo caldo. Quindi, passiamo agli acquisti. Allora, io ho preso della linea Electric Town. Yeah, ce l'ho fatta a dirlo! Allora, ho preso il Makeup Fixer, questo qui, il fissatore per il trucco. Allora, io ho sentito su questo fissatore delle review molto negative, perché contiene alcol. Ora, io non l'ho ancora provato, però non avevo un fissatore e prima di prendere la nebbia fissante della Trucco Minerale volevo provare questo qui. Allora, si presenta nella boccettina viola, che voi vedete blu ma è viola, con il suo tappo argentato, dorato, e ha l'erogatore spray nero. Non l'ho ancora provato, vi farò sapere, sono 75 ml e costa 4,80 € in offerta. Poi, per quanto riguarda le mani, ho preso un nuovo smalto della linea Nail Liquor. Questo qui, questo azzurro matte. Allora, io ne avevo già altri 4, mi ci sono trovata benissimo. Sono molto, molto, molto coprenti, anche con una sola passata. Durano e non si sfaldano sulle unghie, cioè sulla punta delle unghie. Quindi io li trovo davvero ottimi. E poi hanno dei colori fantastici per l'estate. Ad esempio, questo azzurro è il numero 295. Ed è un bellissimo azzurro. Vedete? È stupendo. Poi, e costa 1,90 euro. Poi, per la linea labbra, ho preso il mio primo rossetto Kiko, che è questo qui, normalissimo lipstick, ed è il numero 79. Allora, il rossetto, oh là là là, è questo colore qui. Che voi vedete è molto più arancione di quanto in realtà non sia. Swatchato, si presenta così. Io ho già fatto gli swatch perché ho rifatto il video milioni di volte, così. Ed è quello che indosso in questo momento. Come vedete sull'arancione, ma non tanto. Cioè a me piace, io lo trovo un bel colore estivo. Ed è in offerta a 2 euro sul sito. Poi, passando agli occhi, ho preso un Long Lasting Stick Eyeshadow, questo qui, e io ho preso il numero 14. Allora, sul sito in offerta ci sono soltanto 4 colori e sono il rosa shocking, il turchese, il color oro e un verde. Non so se ci siano ancora tutti e 4 perché stanno letteralmente andando a ruba. Io ho preso il 14 che è il colore rosa shocking, questo qui. Si presenta così, anche se ormai lo sapete. Si gira e c'è la mina che è morbidissima. E il colore swatchato è questo qui. Ed è veramente ottimo a quanto ne ho sentito parlare perché io ho provato a rimuoverlo con l'acqua quando l'avevo swatchato quando è arrivato e resiste parecchio, si deve proprio strofinare per mandarlo via, quindi molto molto consigliato. E costa 4,90 invece che 6,90 sul sito. Poi, per le linee ombretti polverosi in polvere, ho preso tre Color Sphere e ho preso un duo Color Sphere che è il 202, che è questo qua, che sul sito sembra più chiaro, i colori sembrano più chiari, quindi non lasciatevi ingannare perché i colori del sito sono più chiari di quelli che in realtà sono gli ombretti, vedete? È un duo di ombretti shimmer, il viola e il rosa, e swatchati sono così. Allora, questo è il rosa, molto molto chiaro, e questo è il violetto. Allora, detto così, sembrano bruttini, però in realtà il viola ha dei riflessi rosso bordeaux bellissimi. Cioè, io ve lo consiglio, questo qua è il numero 202, non so se l'ho detto, ed è troppo carino. Allora, ogni color sphere vi arriva con il suo pennellino double face, la parte a punta e la parte rotonda a spugnetta. E i duo costano 4,90.
Poi ho preso altri due color sphere mono e sono questo qui, che è il numero 21, ed è questo marroncino tortora, così, che è swatchato, si presenta così, questo qua. E poi ho preso il numero 13, che è questo grigio con dei riflessi, anzi delle striature sul rosa, che purtroppo poi non per... no, forse sì, ecco qua, delle striature sul rosa. E questo swatchato è fantastico. Allora, così swatchato si presenta così, è come un argento con tanti riflessi rosa e qualche brillantino, sono shimmer. E i mono invece costano 3,90 euro. Allora, questi erano i miei E in più acquisti. Mi hanno mandato dei campioncini. Infatti, quando io ho aperto il pacco, ho trovato questa qui, questa cartolina. Perché ho detto: che cos'è? Perché l'ho chiusa con lo scotch? Apro e ho trovato dentro quattro campioncini, che sono rispettivamente tre solari con protezione, fattore di protezione 10, 15 e 30, e un latte dopo sole della Kiko. In più, c'è una promozione, scegli un'estate protetta, che dice che acquistando almeno due prodotti della gamma solari protettivi e dopo sole sul sito www.kikocosmetics.com avete diritto alla spedizione gratuita con il codice che vi danno qui sotto. Quindi è una buona iniziativa. Quindi, che dirvi? Questi erano i miei acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto. E vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video, che spero sarà prestissimo perché ho fatto un altro ordine Elf. Quindi spero che arrivi presto il pacco. Un bacio e grazie a tutti i nuovi iscritti. Ciao!